Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo decimo episodio della nuova serie Boscaioli. Allora, oggi sono qui con una persona diversa rispetto al solito, oltre a Iron Farmer, Alex e tutti gli altri. Oggi sono qui con Agrifield. Ciao a tutti. Eccolo qui, che tra l'altro dalla voce lo avrete riconosciuto sicuramente, solo che mi ha chiesto cortesemente di non dire il nome. Allora, oggi voglio fare una puntata molto molto tranquilla, cioè taglio legna, carico legna, teniamo d'occhio la segheria, che tra l'altro dopo andiamo a vedere a che punto è, perché comunque ragazzi non serve star lì alla segheria tutto il tempo, perché ora che fa il bancale e tutto quanto ne passa di tempo. Allora, Agrifield, direi uno youtuber emergente, perché ho visto e qualcuno ha notato che hai aperto il canale da poco, da quello che ho capito. Esatto. Ecco, quindi io consiglio di passare sulla sua pagina Facebook, se vuoi dire un po' i tuoi indirizzi, pagina Facebook, YouTube. Twitter e YouTube. Ok, sempre Agrifield. Certamente. Ok. Quindi passate ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché comunque ho visto che sta facendo dei bei film video. Per aver incominciato devo dire che ci sai fare, quindi ottima cosa. E io ragazzi trovo giusto comunque dare visibilità a chi si impegna, perché mi sembra giusto comunque farli venire in serie e far sapere un po' chi sono e dargli un po' di visibilità. Spero comunque che ti vada bene la cosa. Sì. Adesso noi... Parla. Non c'è male, diciamo. Oh, perfetto. Oggi lui mi farà da segaiolo, praticamente, perché lo so che ragazzi che è notte, aspettate che accendiamo un po' dietro che vi faccio vedere. Lui è qui. Eccolo qui che sta tagliando. Bella a tutti. Mi sta tagliando gli alberi, gli ho chiesto di farmi terra bruciata, praticamente. Rasare tutto così... carichiamo, vendiamo, facciamo su un po' di soldi, che tanto siamo a 465.325 euro con il tempo a per 15, ovviamente, perché comunque dobbiamo far salire quel benedetto bancale di... Esatto. Di travi di legno, almeno, sì, sono travi quelle che escono fuori. Ne approfitto subito per saltare un attimo sul pick up e andare a vedere un po' a che punto è, da già che abbiamo il pick up qua. Vediamo un po', intanto che il caro Agri mi fa terra bruciata, noi andiamo ai benedetti 80 all'ora in segheria, sperando che non giri polizia o forestale o finanza o non so. Esatto. Tanto ormai qua siamo pieni di sbirri, per cui... Proprio. Oh, eccoci qua. Allora, la segheria, vediamo un po', deve ancora partire. Sì, perché se noi andiamo qua a vedere... Ah, board palette 100%, per cui adesso dobbiamo procedere all'acquisto... Eh sì, guardatelo qua... All'acquisto di una pinza per... Sì, una pinza, una forca per bancali. Per cui andiamo in caricatori frontali e vediamo un po'. Per adesso prendiamo questa qui della stall, poi magari in un futuro... prenderemo quelle che ha fatto Z Black Lion di Mod Passion, che adesso mi sfugge il nome. Se tu Agri ti ricordi quali sono le CSZ. Le CSZ, ok, perfetto, grazie. Niente. Quindi noi compriamo questo, poi vabbè glielo addibiterò a pistoni poi il prezzo. Allora, quindi stacchiamo un attimo la... Adesso però fatemi toccare quella giusta, eccola qua. Andiamo a prendere la nostra forca per pallet. Perché dobbiamo... No, sì, giusto, ok. Stavo confondendo. Intanto qua la nostra paglia riposa sul campo, perché ora che ce ne servirà ancora ne passerà di tempo. Ecco lì la Niva, vedete la Niva è stata messa in esposizione aspettando che qualcuno venga a comprarla, ma ne dubito, perché una trebbia così vecchia chi vuoi che se la compra? Solo noi potevamo comprare una roba del genere per fare una trebbiata. Esatto. Però me l'hanno offerta a poco, non volevo spendere 300.000 euro per una, magari una CR 1090 per trebbiare mezzo ettaro di campo.
Esatto. Per cui adesso dirigiamoci immediatamente alla segheria a tirare via quel cavolo di coso, perché dovremo prendere anche un pianale, solo che al momento non è disponibile. Pensavo ovviamente al pianale, al randazzo di Ago, che comunque ha lo script di blocco, che mi viene comodo per trasportare quei bestioni. Sì. Per cui andiamo a togliere il bancale pian pianino. Eccoci qua. Piazza pulita, insomma. Sì, fai proprio radia al suolo completamente tutto lì. Perché so che non sei molto simpatico alla Forest, da quello che ho capito. Esatto. Non ti va molto a genio. Però non c'è male, dai. Occhio adesso, Eccoci qua. Togliamo il primo bancale e lo mettiamo a portata di mano, tipo sopra qui. Quasi quasi glielo ficco sopra ste travi qua, se riesco. Se ci hanno la collision, glielo piazzo qua sopra. Perfetto, vediamo un po'. Sì, ci hanno la collision, perfetto. Così teniamo anche spazio qua nel piazzale. Adesso la segheria dovrebbe ripartire. Se no mi tocca aumentare il tempo e farla ripartire. Vediamo un po'. Vediamo, aumentiamo un po' il tempo per 15. Eccola qui che è ripartita. Lasciamo il tempo per 15. A carburante siamo a circa 83%, quindi ne consuma veramente poco. Carico di tronchi al 90% e cippato il deposito è al 37%, per cui tra un po' di tempo dovremo venire anche a vuotare questo e lo metteremo qua, che faremo deposito. Ok, per cui adesso me ne torno giù, la pinza la lasciamo qua così ce l'abbiamo già portata di mano per la prossima volta. Accendiamo le luci perché non vedo una tega, come dicono i cari veneti, che tra l'altro Agrifield è veneto, non so se si è capito. Forse no. Non sei veneziano, sei di Vicenza. Vicenza, ok, vicentino. Magnagati. Ecco, Magnagati, è vero. Poi, non so, io una mia curiosità, perché vi chiamano così? Sinceramente non lo so neanche a me. Ah boh, ok, allora non chiedo più niente. Lol. Cioè, avevo sentito sta storia vicentini Magnagatti, una roba del genere, però cioè da capire, Mangiagatti. Cioè, sì, esatto. È macabra come cosa guardando. Però sì, dopo c'è anche tutta la storia sui trevisani, padovani. Ah, beh, guarda. Storie sui veneti ne ho sentite veramente tante, Sì. Vediamo un po', eccolo qua, guardate qua che bel disboscamento che mi sta facendo, che gli manca uno e uno due. Per ultimo tagliamo questo qua più grosso. Ecco qua, allora, io devo finire di caricare qua. Quelli che mi mancano già? Se ne mancano due, no? Guardando a occhio, no? Tu qui in fondo, giusto? Quello lì in fondo non c'è quello ribaltato, se non sbaglio? Sì, esatto. E quello poi dobbiamo cercare di tirarlo giù in qualche modo. Se riesci a salire sul tronco e tagliarlo a metà circa, andarci sopra. Prova un po'. Dove cazzo? No. Sì, dai. Ecco, vedi un po' se funziona. Ecco qua, l'ho tagliato a metà così. Vediamo. Allora. Che non me lo prendo in testa però. Perfetto, però è caduto. Ammazza, è caduto sulla ferrovia. Minchia. E qua, qua ci vorrà una bella manna dal cielo per venirla a prendere, eh? Esatto. Vabbè, dai, fa niente. Io continuo a caricare perché qui adesso, ragazzi, c'è da fare tanti bei viaggi. Devo vedere anche di spostarmi il... Taglio anche questo? Dove sei? Aspetta, Ti vengo a illuminare perché... Sì, taglia giù. Taglia giù quello che hai più avanti che è ancora in piedi e poi stop, così almeno abbiamo tagliato. Poi abbiamo fatto un bel disboscamento. Sì. Poi dobbiamo cambiare zona, Certamente. Quando hai finito,
Incomincio a trinciarmi un po' i ceppi che ci sono in giro, che incominciano a darmi fastidio. Esatto, ok. No, perfetto. Se sentite un rumore di sottofondo strano, ragazzi, vi avviso che è la ventola del PC di Agrifield, da quello che ho capito. Esatto. Ecco. Però deve avere un bel ventolone per far suo casino, eh. Sì, sì. Mazza, oh. Non mi intendo di PC, però è una bella ventola. Ok, siamo messi... siamo... Anch'io non me ne intendo molto, per cui direi che andiamo di pari livello. Dai, giù. Cosa per i ceppi dove va? Ce l'aveva attaccato il viewer. Allora, cosa per i ceppi è qua. Però ti serve il viewer. Esatto. Io non so se ci sai arrivare da dove è il viewer fino qua, quello è il problema. Dai, te lo porto io, dai. Va bene. Te lo porto. Eccolo qua, il nostro caro vecchio viewer. Tanto amato, tanto mezzo amato del 2013. Ma è proprio dalla tre parte, eh? Quasi. Era in farm. Mi ricordo che nel 2013 questo qua era praticamente la mascotte di farming. Esatto. Questo trattorino carino, però è da una parte. Sì. Però non è proprio, cioè non è uno dei mezzi rilevanti di farming, ecco. Non è al top di John Deere. Non l'ho mai visto io dalla realtà questo qua. Idem, proprio. Cioè non ho mai visto proprio dei viewer, a dir la verità. Non sapevo neanche che esistesse sta marca prima, esatto, di Farming 2013. Esatto, esatto. Eccoci tornati, ragazzi, che ho fatto la lunga strada con il viewer. Tanto che adesso lui mi fa fuori un po' di ceppi, perché ragazzi, quei ceppi su viene veramente veramente scomodo girare con trattori, camion o cosa sia. Per cui io adesso finisco di sramare un po' la terra bruciata che ha fatto Agri. Tutti incrociati così. Ok. Tagliamo via le punte, ragazzi, che è una cosa che non sopporto. Idem. Adesso facciamo questo qui, devo riuscire a saltarci su, non ce la faccio, ok. Vedete che mi sono acceso anche la famosa torcia. Sramiamo qua. Poi ragazzi, dopo dobbiamo fare un salvataggio extremis a questi tronchi che sono finiti sulla ferrovia. Per cui dovremo andare con lo Steyr qua sulla ferrovia, sperando che non passi un treno. Un treno. Se no avvisiamo le ferrovie dello Stato qua di non fate passare treni, perché devo raccoglierli. Esatto, esatto. Tagliamo qua, via tutta sta porcheria. E poi tu tiri via i rami e poi tante volte rimangono sottoterra. Non so se ti è mai capitato. No, a me no, perché non faccio... Ah già, te non fai, è vero, perché te non ti sta simpatica, è vero. Non mi sta simpatico. Ecco qua, vedete, poi dobbiamo venire qua e provare a portar via sta roba. Adesso sramiamo ancora questi. Ah, Dio mio, mi blocco in mezzo agli alberi. Ah, mi hai tirato giù anche il... Cos'è, una quercia questa? Ho disboscato tutto. Questa non era da buttare giù, ma va bene lo stesso, al massimo la lasciamo qua. Perché questa sì, è sì. Da tagliare i rami e tutto quanto, e viene fuori un macello. Esatto. Allora, da sramare c'è ancora questo. Chiamiamo motosega, va? Ah no, ce n'è solo una. È nella OGF che mi va. Guardate qua che roba. Altra ferrovia qua. Tiriamo via la punta, come al solito. Perfetto. Potremmo fare un programmino che tenevo controllata la segheria da qua, cavolo. Mica che devo far sempre salti avanti e indietro. Esatto. Porca miseria, guarda qua quanti ce n'è. Sono 1, 2, 3, 4, 5. Boh, dovrei aver fatto tutto. Questo qua... Guarda te che numeri. Questo qua, occio. Occio che te caschi. Madonna. Guarda te, dov'è che sono arrivato? Wow. Riuscire a tagliare, ecco, la punta.
Ah no, Sarola, non è la punta quella. Perché questo, ragazzi, sarebbe da tagliare circa a metà. Perché qua vedete che rimane impennato, e per cui questo devo assolutamente tagliarlo in qualche modo, che non so come, però ottimo, sono caduto. Tanto vedete che lui sta distruggendo. Ah, te lo sei messo dietro? Sì, perché vado meglio. Vediamo un po' se riusciamo a tagliarlo circa a metà qua. Eh no, porca. Eccolo qua, sì, dai, tagliamolo. Olè! Finalmente, è una vita che era lì in bilico. Adesso, qua, tanto che Agri continua, bisogna cominciare a portarli su, perché se io mi sposto il camion magari un po' in qua, per cui la Ponse, perché Agri anche con la Ponse non era molto, ha detto che non si trova molto, per cui ha preferito tagliarli con la motosega. Per cui questa la spostiamo qua, poi la mettiamo via. Adesso prendiamo il camion e cerchiamo di metterci in una posizione un po' ravvicinata, perché qui comunque questi tronchi sono veramente lunghissimi. Mettiamoci in circa qua. Ok, così facciamo una prova a vedere se siamo più o meno comodi, perché quelli qui mi sembrano veramente molto molto lunghi. Infatti questo è lunghissimo, per cui proviamo a prendere questo che abbiamo qua. Vedete che non è stato, adesso è pulito. Per cui prendiamo questo qua. Ah, colgo anche l'occasione per dirvi che Agrifield inizierà una serie nel suo canale, e sentiamo un po' se ci dà qualche anteprima, dove sarà fatta e tutto quanto. Come mappa, io e Gian, che ho parlato anche con Gian oggi, abbiamo deciso la Bielefeld, che è una mappa diversa da tutte le altre, Holzhausen, Ferme Limousine e la Bjornholm e le altre. Abbiamo deciso di fare una serie lì sulla Bielefeld. Prossimamente vi manderò gli aggiornamenti sulla mia pagina Facebook. Ecco, quindi state sintonizzati, stay tuned. Che io aiuterò comunque Agri a iniziare la serie, gli darò almeno, mi ha chiesto consigli e tutto quanto, per cui sì, sono ben disposto ad aiutarti. Poi vedi te chi far venire dentro, se già vuoi altre persone, spero affidabili, almeno quello. Sì, dai, basta che non facciano casino. È importante quello. Che sennò poi Agrifield bastona tutti. Assassino. Sono un bravo ragazzo. Sì, certo. Quindi adesso portiamo questo qua, Prendo, Ehi, sono mico, Oh beh, tanto paga il mio meccanico se rompo qualcosa. Esatto. Tutti i suoi mezzi questi, non c'è niente di mio. Non sono mica scemo, Vabbè. Mettiamo qua. Boccio adesso. Tension. Qua. Così riempiamo questo, ragazzi, oggi ve lo vendiamo, Così per fine puntata vendiamo il carro e siamo a posto. Finalmente comincia a farsi mattino. Era anche ora. Cominciamo a schiarirci un po' le idee e riuscire a vedere qualcosa. Esatto. Ok, prendiamo su questo. E ragazzi, lo so che mi avete detto, ma stai giocando con la tastiera e c'è il G27. Io qui per la boscaioli, comunque vedete che mi devo muovere tanto col trattore, col mouse e tutto quanto. Col G27 mi verrebbe anche un po' scomodo. Preferisco usare il G27 nella OGF quando facciamo i campi, comunque che guido
magari guido la trebbia, guido un trattore sul campo avanti e indietro, ma qui ragazzi sono troppi movimenti da fare, veramente mi verrebbe molto scomodo. Preferisco la tastiera, che tanto sono due tasti da schiacciare, destra e sinistra e avanti, tre, quindi Esatto. preferisco così. Per cui, urca miseria, questo è grosso, Infatti anche con il joystick sono tante bestemmie. eh. Infatti, perché comunque sono tanti movimenti che fai per raccogliere la legna, non sembra, eh. Esatto. Occio adesso, signore. Oddio. Dai giù, dimmi che ci stai. Serviva un altro bilico dietro là. Oppla. No, no. Ok, dai. Adesso ragazzi, noi andiamo avanti qua, continua a caricare e poi ci vediamo per la vendita del carro. Ragazzi, siamo pronti a scaricare questo bel carico che sono riuscito a fare, anche troppo direi. Guardate che roba. Tronchi che spuntano di qua. Di là. Allora, passa te, passa. Che devo venire indietro io. Passa, ok. Aspetta, eh. Ok, questo dobbiamo portarlo proprio a filo qua, perché me lo devi ribaltare dentro nel quadrato. Ecco qua, così più o meno. Al trigger quanto è grande? Così, ok. Adesso facciamo danni. E adesso auguri. Vediamo un po' se riesce a ribaltarlo. Attenzione, verso di te lo devi ribaltare, Rimorchio e eh. ribalto. Sì, verso di te, eh. Non verso la casa, eh. Quindi devi prenderlo e ribaltarlo verso di te. Fare retro. Prova, agganciati, prova ad andare in retro. Dio. Vediamo un po'. Lag di merda. Perfetto, boh, se laghi fammelo fare Meglio. a me. Dammi, va. Non prometto niente neanche io, perché. Attenzione. Adesso non so come coppa. Dai! Faccio dondolare un po'. Dai, dai, dai! No! Aspetta, eh. Eh sì, ciao. Impennate. Dai, scendi, 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 scendi. Ah, quasi. Spingiamo avanti questi, venduti tutti. No, ce n'è uno di là, mi sa, oppure no? No. No, no. No, Benissimo, sbagliato siamo arrivati a 617.000 euro. Adesso facciamo partire il treno. Tanto che noi ci dirigiamo a casa. I io. Dai, che andiamo! can demo! Grande Kankaro Man, un saluto a Kankaro Man, tra l'altro. Io cancro. Ecco, da Pontigo le parole. I can demo, vado avanti io? Vado avanti io. Sì. Uè, Maometto! Oddio mio. Il mitico cancro Ah, man. mio papà di là ha sentito Maometto, ha detto. Ah, Oggi qua. ti culo. Occio adesso. Occio adesso, facciamo una furbata. Qua non siamo molto in regola, eh. E mi vo a 50 all'ora. Volevo aspettare i soldi, ma ora che arrivano qua ci mette sempre nei secoli, ci mette. Secoli, dei secoli, amen. Per cui ragazzi, io adesso volevo appunto aspettare i soldi. Fai che fermarti un attimo qua, va? Vai dentro in segheria. Aspetta, che arrivo al manco. Ah già che sei. Qua abbiamo lo Steyr che ha un po' di problemi. Ah già, vieni, vieni, vieni. Segheria. Dai, abbiamo la scusa per aspettare i soldi, devo tirar via il bancale.
Dammi un po' il Steyr. Occhio, occhio, occhio. Il pick up, qua abbiamo un pick up. Sì. Usato per... solo per star qua. Per avere la possibilità di saltare direttamente la segheria. Senza dover fare i viaggi. Esatto. Ah, io le pinze le ho messe qua sopra, è vero. Vediamo un po' quanto abbiamo guadagnato. Se arrivano sti soldi. Eccoci qua. Pallet. Dai, è ancora di 617, eh. Voilà. Eccoli qua. 153.000 euro. 173.000 euro venduti e 173.000 euro con il treno. E siamo arrivati alla bellezza di 770.000 euro. Per cui stiamo arrivando piano piano al milione. Quindi questa la mettiamo qua. Metto il tempo a 15, così la segheria può ripartire. Perfetto. Questo lasciamo tutto qua. È ripartita? Sì. Vediamo un po' le quantità, perché qua il cippato mi sembra abbastanza pieno. Quindi vediamo un po'. Cippato è 73% e i tronchi qua sono 82%, per cui prossima puntata mi sa che dobbiamo svuotare il cippato, quindi dobbiamo prendere anche una benedetta benna. Ok. Va bene ragazzi, io chiudo qui questa puntata, ringrazio Agrifield. Di niente. E vi ricordo sempre di passare sulla sua pagina Facebook e di iscrivervi, mi raccomando, al suo canale YouTube. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!